Ciao, benvenuto sul mio canale YouTube. Oggi voglio parlare di motivazione, anzi più precisamente di domande motivanti, per cercare di capire come un atleta vincente diventa tale o è tale. Bisogna anche capire gli atteggiamenti mentali e la struttura mentale di questo atleta, perché il fisico conta, sì, tanto, il talento fisico conta tanto, ma quello che porta a successo poi e anche la testa, no? Quindi continuare ad allenarsi, essere resilienti, superare le difficoltà tranquille, anzi prendere le difficoltà, no? E imparare dagli errori. E quindi bisogna anche capire anche un attimino l'atteggiamento mentale. Una cosa fondamentale per quello che è il diario interiore, ho fatto un video, te lo metto qua sotto, è imparare a farsi delle domande. Fatti le domande perché le domande poi ti portano a pensare. Ti spostano il focus e ti danno le risposte e trovi delle soluzioni, nonché idee nuove che puoi avere per tutto, per il metodo d'allenamento, per cercare la tattica della gara, per risolvere problemi, infortuni, no? O qualsiasi cosa. O poi ti aiutano a migliorare, di continuare a farti le domande. Se non ti fai domande, dove vuoi andare? No. Fatti le domande. E bisogna farsi le domande anche, giusto, bisogna anche imparare a farsi le domande, perché sono domande che sono anche un po', diciamo, a trabocchetto, che ti portano poi sulla strada sbagliata, ti portano il focus dove non deve essere, no? Deve essere dall'altra parte. Quindi cominciamo col dire, per esempio, se diciamo che se tu vuoi migliorare sul tuo tempo della maratona, e sei scontento sul tuo tempo della maratona e vuoi diventare più veloce, se tu ti chiedi perché sono così lento nella maratona, no? Dove va il tuo focus? In questo caso ti dirai perché mi alleno poco, perché sono svogliato, perché non ho poco talento, perché sono debole, perché sono lento, eccetera, eccetera. Quindi quelle che sono le tue risposte saranno focalizzate a tutti i motivi per cui tu sulla maratona sei lento. E ti giustificheranno anche, ti daranno anche la giustificazione per essere lento. Ma noi vogliamo diventare veloci, vogliamo migliorare, quindi il nostro focus deve andare sui modi e sulle soluzioni per diventare più veloci. Quindi una domanda che può essere più intelligente, più motivante, può essere: come faccio a correre più velocemente la maratona? Quindi al posto del perché sono così lento nella maratona, come faccio ad essere più veloce? Domande col come, no? Quindi quello che ti dico, cerca di dimenticare le domande col perché ti focalizzano sul problema, no? E ti danno le giustificazioni per rimanere tale e appunto per rimanere lento. Invece col come, no? Il come cerca soluzioni. Come faccio? Come faccio? Quindi cominci già a ragionare, cercare di capire, no? Come faccio a essere più veloce nella maratona? Per esempio, posso dimagrire, posso allenarmi di più, posso trovare un buon allenatore. Posso allenarmi in compagnia, no? Eccetera, eccetera, eccetera. Posso modificare l'allenamento, vedi, no? Cominciano a venire anche un sacco di idee e il tuo focus va, no? Sulle scelte giuste, si focalizza sulle soluzioni, eh? Non andiamo a capire le cause e quello che ci porta a essere lento, perché siamo lenti. Perché siamo lenti, vabbè, ho capito, ci può interessare, ma noi dobbiamo focalizzarsi sul problema. Come posso risolvere questo problema? Come? Ok? Fondamentalmente le domande col come hanno tre particolarità. Ti migliorano lo stato d'animo, no? Perché ti focalizzi su qualcosa di positivo, se focalizzi sulla soluzione. Ti cancellano i problemi, no? Perché non è che dici che, cioè, in questo caso pensi. Non pensi perché sei lento, no? Ma perché pensi a come vuoi essere veloce, quindi no, cominciamo a cancellare. E in più lavori e ti focalizzi su come puoi tirar fuori il meglio di te stesso, quindi aiuta a tirar fuori il meglio di te stesso, no? E a raggiungere poi il massimo del tuo potenziale, no? Quindi impara a farti per favore queste domande, perché è veramente importantissimo ed è fondamentale. E quindi
lascia stare le domande sul perché quando vuoi focalizzarti sul miglioramento nello sport, e focalizzati fatti le domande sul come posso essere più veloce, come posso essere più forte, come posso raggiungere il mio obiettivo. Ok? Perfetto, spero di averti dato qualche consiglio utile. Se vuoi scrivermi e farmi sapere cosa ne pensi, a me fa piacere immenso, come fa piacere immenso se vuoi iscriverti al mio canale o se vuoi cliccare mi piace se ti è piaciuto il video. Ci vediamo alla prossima volta. Ciao!